Giovedì 16 si terrà uno dei pali più spettacolari dell'Umbria, la Giostra del Geio a Monteleone d'Orvieto. La manifestazione racconta la storica divisione del castello di Monteleone, conteso fra le due casate dominanti, i Conti di Montemarte e i Conti di Marciano. Noi siamo stati a vedere il lancio della sfida e non ci perderemo di certo il giorno della battaglia. Questa sera siamo a Monteleone d'Orvieto, in provincia di Terni, dove viene effettuata una manifestazione bellissima che si chiama la Giostra del Giglio. Abbiamo con noi il cerimoniere ufficiale della serata, il signor Walter Pellagrilli, se non sbaglio. Lasceremo la parola a lui per migliori e più precise informazioni della manifestazione. Ma questa è una manifestazione che si incunea in un contesto, diciamo, più ampio. La verità è che a livello storico quello che è da ricordare è la Notte degli Illuminari che si svolge il 29 di giugno, e a questa Notte degli Illuminari all'incirca intorno agli anni 80 abbiamo deciso, eravamo un po' più giovani, di fare questa manifestazione, questo corteo storico che è iniziato un po' in sordina e finalmente poi è stato, come dire, accreditato anche dalla Regione Umbria e dagli enti provinciali, perché in effetti abbiamo un riscontro abbastanza concreto. È una manifestazione che coinvolge tutto il paese. Oggi ci sono due casate, inizialmente erano quattro rioni, e devo dire che c'è molta partecipazione, c'è molto sangue caliente in questi frangenti. È una manifestazione che viene molto sentita e soprattutto c'è una grossa partecipazione da parte di tutti quanti gli abitanti, anche delle persone che non abitano esattamente a Monteleone ma vengono qui per il soggiorno e per passare l'estate. È una cosa che ci fa molto piacere e che ci dà la forza per continuare e fare in modo che questa manifestazione ogni anno migliori. Spero che i due casati continuino con questo lavoro e con questa organizzazione, perché questo piccolo centro merita di avere questa manifestazione importante. Perfetto, vorrei intanto farvi complimenti da parte nostra, perché è stata una manifestazione bellissima, è stato appunto il lancio della sfida questa sera fra i due casati che viene riportato appunto a video. E quindi rinnovo i complimenti e vorrei sapere magari se cosa succederà magari nel palio, più precisamente effettivamente. Allora, il palio si svolge il 16 di agosto, inizia all'incirca alle ore 21. C'è un corteo storico che coinvolge tutto il paese, è fatto esclusivamente nelle vie del centro storico e poi si incammina fino verso il campo sportivo, dove avviene una giostra che è denominata la Giostra del Giglio, per l'appunto è fatta ricorrendo a dei cavalli, quindi sono una gara con due cavalli che si sfidano ovviamente con i fantini, e l'obiettivo è quello di togliere il giglio da una specie di giostra che sta al centro del campo. I cavalli partono al galoppo e il fantino deve prendere questo giglio e depositarlo una volta preso in una cesta. Questo è l'obiettivo, diciamo, del nostro palio. E si svolge, come ho detto, il 16 d'agosto e i due contendenti sono per l'appunto il nobile casato dei Conti di Montemarte e il casato dei Conti di Marciano. Buonasera a tutti, buonasera. Prima di dare inizio a questo lancio della sfida, consentitemi di ringraziare tutte le persone che lavorano per la riuscita di questa manifestazione. Quindi intendo
tutti i casati, tutte le persone che sono qui questa sera, ma soprattutto tutti gli uomini, tutte le donne, tutti i giovani e i giovanissimi che danno a questa manifestazione la possibilità di esistere e di essere ripetuta nel corso degli anni. Per cui il miglior modo per ringraziare tutte queste persone è fargli un grande applauso. Grazie. Abitanti dell'Ocastro di Monteleone, buonasera. Un anno ormai è passato dall'ultima tensione. I licasati di Marciano e di Montemarte si contendono il dominio dello feudo monteleonese. Come è uso, a pochi giorni dallo scontro, le due casate si incontrano in questo luogo per lanciarsi la sfida. Parola a Marciano. Salute, popolo dell'Ocastro de Monteleone, reco per mia bocca lo saluto gentile dello conte Lodovico de Marciano, signore dello Castel Brandetto, rivolto a tutte le genti de sto loco, d'ogni schiatta e d'ogni colore. Dai, finalmente, lete accesa sta stellina. Chi non vede, chi non sente, crede ma sta pantomina. Non ci stiamo a conta storie, che per noi valgono i fatti. 10 anni di vittorie, di raggiri e di ricatti. La frode è tua natura, perder l'onore non ti fa paura. Il Giglio finì fuori dalla cesta un anno fa, per chi non ricordasse. Ma la mano! Ma la mano dell'occhio fu più lesta. Facesti gran vittoria a mani basse. Poi è arrivato l'uomo nero, ci ha di nuovo minacciato. Non portate sto destriero, che sennò verrà scartato. Però i nostri lì al controllo sono passati tutte e due, quindi te pensa alle tue, che uno zoppo e l'altro è brollo. Per finire ti riporto quel rimare tuo contorto, che dal palco hai starnazzato per lo palio ormai passato. Noi siamo poche, voi siete tante. Noi siamo nobile, voi siete arrogante. Te vale come uno duo de coppe. Cete le monne che parono zoppe. Questa è la grinta? Questa è la sfida? Con questo spirito chi vuoi che rida? Più che un giullare, lo giusto tuo emblema sarebbe una furia che isterica grida, che gonfia di rabbia e rancorsi di mena. Gonfiati bestia, gonfiati bestia, gonfiati ancora. Sono 5 giorni e sarà la tua ora. Di tutto quel vento che hai seminato, cresciuto nell'odio, da te concimato, pasciuto di subdole macchinazioni, cullato nell'ombra di vili intenzioni, di ciò sai per mietere il giusto raccolto. Ti lancio la sfida, ho detto, e mi volto. Marciano ha così parlato. Ora la parola a Montemarte. Yeah.
arrivati, ma che splendida serata! Ai vecchi amici e ai nuovi arrivati, porto il saluto della casata. Monte Marte tutto è in festa, di vittorie mai esausto. Faccio un inchino, giù la testa. Oh, forse ho capito perché siete tristi e affranti. Posso indicare con questo dito, posso portarlo qui davanti. Il vostro cruccio forse è questo, è il palio a quanto pare. Vi sfuggì il sor per un cesto che ancora vi sento rosicare. Ma forse mi sbaglio, non è vederlo perso che vi provoca travaglio. Ma vi è andato per traverso che arrivaste già sconfitti e la speranza fuggì via e doveste pur star zitti, per sfortuna, no, per soppia! Ma forse ancora ho torto e la causa del vostro broncio non è per quel che è torto, non è animal malconcio, ma è perché contate bene, lo sapete tutti quanti, cosa accade, cosa avviene quando pali ne hai vinti tanti. C'è una specie di magia, come fosse forza divina, e dal cielo scappa via una piccola stellina. È questione di un momento per lasciare la volta celeste, attraversa il firmamento e raggiunge le nostre teste. E non c'entra San Lorenzo, non è lacrima dorata, non è dono senza senso, ma è il destino che l'ha mandata. Quanto lungo è stato il viaggio e periglioso il tuo cammino. Sei reale, non miraggio, or ti vedo qui vicino. Fermati, ora, sarai stanca, splendi e illumina la piazza. Finalmente, rossa e bianca, sei l'onor della mia razza. Non t'addice la sconfitta e al bulciar la chance è quella. Or Marciano, resta zitta, Monte Marte allo sa stella. Tutto assai più chiaro e la piazza si è più accesa, vedo fatto strano e raro, il tuo volto si palesa, non più come fosse il lutto per il palio della decina, ma sicuro ormai del tutto di vittoria repentina. Il colore torna in viso, siete tutti rinvigoriti, vi è tornato anche il sorriso, tutti fieri ed impettiti, già gioite, già esultate, già cantate alla vittoria, ci son cenne prenotate, già conclusa sia la storia. Inondaste pure la rete di foto e di filmati, da far altro non avete, oltre illusi sfaticati. Credi pure, uomo inutile, che la beffa sia riuscita, riempi pur la vita futile della schiera rimbambita, ma ricorda questa frase, tieni in mente chi hai di fronte, 10 pali non son casi, siamo noi il re di Monte. Non c'è modo, non ci son santi, non c'è cavallo alato per riuscire ad avvicinarti alla gloria del mio casato. La mia storia parla chiaro, se ti illudi sei uno stolto, masticherai ancor più amaro e più triste sarà il volto. Perché il popolo rosso e bianco, dalla porta al torrione, di vittorie non è stanco e ha già pronto il suo campione. Saranno amari come il fiele, le mie grida di miei strilli, voleranno Diego e Michele, voleranno Claudio e Billy! Concludiamo, sfida accolta, per quest'anno niente poesia, t'ho trattato questa volta come meriti, ma a portar via io ti lascio questo rimario, ne hai di cose da imparare, vai a dormire e sogna il palio, io ho una stella da lustrare. Abbiamo
Abbiamo qui con noi il signor Rossi, il presidente del Casato dei Conti di Marciano, che ci spiegherà più precisamente questa diatriba fra le due casate. Vorrei capire da entrambe le parti cosa pensate l'uno dell'altra. La diatriba purtroppo è alta tutti gli anni, l'ha visto lei poco fa al lancio della sfida, è alta perché la gara è sentita moltissimo nel paese, siamo tutti ragazzi, soprattutto dalla parte nostra, siamo numerosissimi, purtroppo però le ultime edizioni insomma, hanno determinato che siamo ancora indietro di pali e quindi ogni anno la gara è accesissima e cerchiamo ogni anno di portare a casa il palio, l'anno scorso non ci è riuscito, quest'anno speriamo di riportarlo giù da noi. Ok, abbiamo visto un bellissimo riscontro infatti di giovani e vorrei capire come riuscite ogni anno magari a integrare i ragazzi più giovani in questa manifestazione per ogni casato naturalmente. I ragazzi qui da quando proprio sono piccoli sentono già per fratellanza, perché sono figli di persone che gestiscono e fanno parte dei casati, sentono già da piccoli la tensione del palio. E per quanto riguarda noi, ogni anno facciamo di tutto per inserirli come tamburini. Infatti quest'anno ne abbiamo presentati 7 poco tempo fa qui al paese e sono piccoli, hanno dai 13 ai 14 anni, quindi ogni anno cerchiamo di coinvolgerli nel gruppo dei tamburini, aiutando noi a organizzare il palio, insomma cerchiamo di aumentare sempre di più di numero per non far morire questa manifestazione. Abbiamo con noi il signor Della Marta, del nobile casato dei Montemarte. Abbiamo visto un grande entusiasmo, hai trasmesso tu a tutta la folla e a tutta la rappresentazione. Dici qualcosa di più di quello che hai vissuto? Ma di quello che ho vissuto, diciamo che questa sera ho cercato di dare entusiasmo, appunto come dicevi tu, attraverso la figura del giullare. Questa è una figura che all'interno del nostro casato è presente da circa 15-20 anni e nasce appunto in maniera goliardica. Ed è come se nella figura del giullare venisse rappresentato tutto quello che è lo spirito appunto goliardico di tutto il casato ed è quello che dà la voce appunto al casato tutto. E quindi stasera appunto attraverso il trucco, attraverso il vestito, attraverso i trampoli ho cercato di trasmettere questa allegria e questo senso di appartenenza al mio casato, a tutti quanti. Spero di esserci riuscito. Assolutamente sì, e volevo sapere poi, da quello che ho capito c'è una gran rivalità, l'abbiamo capito questo e si è visto, ma una grande dose di vittorie da parte del vostro casato da quanto ho percepito. Fortunatamente sì, diciamo che l'anno scorso abbiamo vinto il 10° palio ed è per questo che questa sera, l'intera serata diciamo così, era stata fatta a celebrazione di questo 10° palio che rappresenta appunto la stella, come nel calcio chi vince 10 scudetti appunto viene attribuita la stella, anche noi ci siamo attribuiti la nostra di stella e quindi l'anno scorso appunto abbiamo vinto il nostro 10° palio e questa sera l'abbiamo celebrato così. Nei primi anni abbiamo avuto una lunga serie di vittorie, eravamo sul 6-0 e poi devo dire che ultimamente invece c'è stata una bella alternanza che rende ancora più viva e più avvincente questa gara.